negli esercizi sulla gravitazione di Newton compaiono sempre numeri astronomici, numeri molto grandi. E quindi è utile quasi sempre utilizzare Excel, il foglio di calcolo elettronico, per fare i calcoli. In rosso i dati del problema, distanza Sole centrogalattico, 27.000 anni luce, sono 2,7 per 10 alla quarta. Il raggio della galassia, 50.000 anni luce. Il periodo di rivoluzione del Sole, 250 milioni di anni. Cominciamo a calcolare quanti secondi ci sono in un anno, attraverso questo calcolo numerico. Questa è la velocità della luce, quindi un anno luce si ottiene moltiplicando c per i secondi che stanno in un anno. Infatti vediamo che l'anno luce è il prodotto di queste due caselle. Ora che conosciamo l'anno luce espresso in metri, calcoliamo la distanza Sole-centrogalattico in metri. Basta moltiplicare 27.000 anni luce per i metri di un anno luce, cioè per questa casella. E infatti vediamo il prodotto tra queste due caselle. Facciamo la stessa cosa per il periodo di rivoluzione del Sole che esprimiamo in secondi, noi ce l'abbiamo in anni. Basta moltiplicare gli anni per questa casella che rappresenta i secondi che stanno in un anno. Infatti andiamo a vedere, è il prodotto di queste due caselle. E così otteniamo la durata di un giro del Sole intorno al centro galattico in secondi. Qui calcoliamo la velocità orbitale del Sole utilizzando questa formula, 2π r diviso t. Infatti vediamo la formula 2π per la distanza Sole centro galattico in metri diviso il periodo in secondi. Ora che abbiamo calcolato la velocità orbitale del Sole, la sostituiamo nella formula vista prima per calcolare la massa, questa colorata in verde, all'interno dell'orbita del Sole. Quindi dobbiamo moltiplicare il raggio orbitale del Sole per la sua velocità al quadrato diviso g. Ed ecco qui il calcolo. Il raggio orbitale del Sole in metri per la velocità al quadrato e questa casella verde in metri al secondo diviso la costante g di gravitazione. Infine, attraverso questa proporzione, avevamo calcolato la massa totale della galassia, moltiplicando la massa interna all'orbita solare che abbiamo trovato adesso per il rapporto dei raggi al quadrato. Quindi prima troviamo il rapporto dei raggi, in particolare il raggio dell'orbita del Sole diviso il raggio della galassia, e troviamo questo 0,54, che infatti è il rapporto tra 27.000 anni luce e 50.000 anni luce. Quindi vuol dire che il Sole orbita poco più della metà, della galassia. Cioè in pratica sta a metà strada fra il centro e il bordo galattico. Però a noi nella formula serve il rapporto inverso, d su r, da moltiplicare per la massa contenuta nell'orbita solare. E così otteniamo l'ultimo valore, cioè la massa della galassia, moltiplicando la massa all'interno, quella colorata in verde, per l'inverso di questo rapporto, cioè dividendo per 0,54, diviso questa casella. E poi questo rapporto dei raggi bisogna elevarlo al quadrato. Infatti abbiamo il rapporto inverso dei raggi al quadrato. E così otteniamo il risultato finale, cioè la massa dell'intera galassia.